Benvenuti cari amici di Parole Libertà per la rubrica Firenze, siamo qui sul Lungarno per monitorare un attimino la situazione per la recente voragine che si è verificata. Abbiamo qui una collaboratrice dell'università che ci spiegherà un attimino la situazione e il suo lavoro qui sul Lungarno. Bene, da quando si è verificata la voragine abbiamo installato una rete di sistemi di monitoraggio per verificare eventuali spostamenti millimetrici della parete. Abbiamo installato un radar interferometrico che permette appunto tramite un sistema di onde elettromagnetiche di misurare continuamente se eventuali spostamenti della parete. Abbiamo anche una stazione totale robotizzata che funziona più o meno alla stessa maniera utilizzando dei prismi riflettori che sono posti in punti specifici della parete per verificare eventuali spostamenti. Quindi questo è un servizio notte e giorno oppure il servizio diciamo che ha durata giorno, diciamo, soltanto nella giornata? Come si svolge il vostro, gli orari? No, verifichiamo i dati 24 ore su 24, facciamo dei turni e osserviamo i dati in continuo. Quindi è un monitoraggio continuo per capire un attimino se questa voragine possa provocare uno smottamento all'interno, è vero, dell'arma, più che all'esterno. Diciamo che stiamo controllando, sono strumenti che abbiamo utilizzato in vari siti per monitorare generalmente frane, ma sono gli stessi strumenti che utilizzavamo simili per monitorare la Costa Concordia e praticamente servono semplicemente a verificare la stabilità della situazione attuale. C'è stato questo evento per cui teniamo sotto controllo la spalletta dell'argine e cerchiamo di verificare continuamente che sia stabile. Benissimo, quindi volevamo fare anche una domanda così al di fuori del lavoro come cittadina di Firenze, se questo evento poteva un attimino essere diciamo preventivato e c'era la possibilità un attimino di evitare questo errore che pare che sia stato un errore umano. Ora questo non si può dire chiaramente, non si può dire. Sono in corso accertamenti, sono in corso studi al riguardo. Benissimo, allora voi quindi eravate già preparati con altri strumenti per queste situazioni, quindi non è una situazione diciamo nuova, quindi avete utilizzato gli stessi strumenti per la Concordia, quindi mi diceva. Sì, noi facciamo attività di questo tipo anche in condizioni di emergenza, soprattutto su fenomeni franosi, però ci siamo trovati a lavorare in contesti simili, insomma, a utilizzare gli stessi strumenti anche per appunto monitorare la Costa Concordia. Una situazione di questo tipo ora sulla sponda dell'Arno, ovviamente non c'era ancora capitato. Certo, lavorare sotto la pioggia di maggio non è semplice, quindi di domenica, quindi no, noi facciamo un in bocca al lupo per questo lavoro e è sempre una grande esperienza che voi fate, che comunque date un servizio utile al cittadino. Assolutamente, grazie. Allora, per Parole Libertà, rubrica Firenze è tutto, ci aggiorniamo alle prossime rubriche, grazie.